Oggi avete presentato una serie di interventi che segnano un netto cambiamento della situazione della viabilità del traffico. Intanto stiamo portando avanti quindi il piano di sicurezza stradale, il piano nazionale, al fine di prevenire gli incidenti sia relativi agli automobilisti sia per quanto riguarda naturalmente i pedoni. L'intervento quindi nasce da questa esigenza, nasce dall'esigenza dei cittadini con i quali questa assessorata ha cominciato a interagire a partire dai comitati di quartiere, passando per i comuni cittadini in una politica di ascolto che ha portato a operare delle scelte che vedono naturalmente una rivisitazione di tutti gli impianti semaforici in città, una rivisitazione degli attraversamenti pedonali che saranno potenziati attraverso l'inserimento delle segnalazioni luminose, il rifacimento poi di rotatori e quant'altro, comunque sempre e comunque nell'ottica di restituire maggiore sicurezza alla viabilità cittadina, naturalmente partendo da quelle che sono le arterie di maggior traffico, quindi di via Trieste piuttosto che via Le Costituzione e quant'altro. L'obiettivo quindi senz'altro è quello di rendere la città più sicura, soprattutto per le fasce deboli naturalmente, per cui c'è un'attenzione particolare nei confronti dei portatori di handicap, per cui saranno riviste anche le zone di parcheggio di questi ultimi, naturalmente con una tolleranza zero nei confronti dei cittadini che li occuperanno senza diritto, e con una rivisitazione ancora dei pass per i disabili, e poi ci sarà l'educazione stradale, quindi verranno coinvolti i bambini delle scuole elementari delle terze e quarte classi e prima e seconda delle scuole medie, per cui si ripartirà dalla base con l'educazione e si arriverà poi a una sicurezza in piena regola con tutta la rivisitazione degli impianti, come detto.